Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Fara Novarese, provincia di Novara, con il nostro bel furgone attrezzato e qua dentro si intravede quello che è il vecchio generatore. Perché? Perché oggi ti voglio documentare un altro caso in cui abbiamo messo una pompa di calore su termosifoni in abbinamento fotovoltaico e batteria per eliminare il gas da una casa e renderla questa abitazione una casa zero gas. Ti racconterò tutto quanto all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Partiamo proprio dal furgone che, vabbè, è attrezzato. Volevo farvi vedere anche questo piccolo particolare, perché? Perché spesso non si guarda neanche l'ordine, l'estetica di alcuni dettagli, ma sono questi dettagli che comunque fanno la differenza e dimostrano quello che provo a dimostrare, il fatto che c'è un impegno, una cura dei dettagli dietro ogni singolo aspetto per garantire il lavoro a 360 gradi. Comunque, partiamo da noi. Vecchia caldaia a basamento che è stata del tutto smantellata, che ovviamente è stata accumulata qua, e tubazione dell'isolante che i ragazzi adesso stanno piazzando. Questa vecchia caldaia a basamento è stata ovviamente rottamata e sostituita. Colgo l'occasione quindi per ricordare quanto sia importante valutare la rottamazione con pompe di calore anche su impianti termosifoni, anche senza 110, perché esiste il 65%. E per tutti coloro che dicono sì, ma chissà quanto costa, ma in quanto te la ripaghi, sì, c'è una differenza di costo importante. Parliamo di circa 20.000 euro per una centrale termica rispetto ai 5.000 euro di una nuova caldaia a condensazione, se devo pensare a fare lo scarico condensa, l'adeguamento della canna fumaria. Ma la nuova caldaia a condensazione, detraibile al 65%, fa risparmiare un 10% e si ripaga in 9 anni, mentre una pompa di calore di questo tipo, che ha un costo sicuramente importante ma una detrazione altrettanto importante, genera dei risparmi ancora più importanti anche senza fotovoltaico e si ripaga mediamente in 5, 6, 7 anni. Poi ovviamente bisogna fare delle analisi accurate. Ma eccoci subito di fronte a quella che è la pompa di calore, che va ad alimentare, a riscaldare tutta l'abitazione che vedete alle mie spalle. Eccoci, una pompa di calore LG monoblocco 16 kW monofase. Il fatto che sia monoblocco lo si capisce dal fatto che tendenzialmente l'unità standard ha questa dimensione qua. Lo scambiatore all'interno fa passare già il calore dal gas refrigerante al circuito idronico. Qua infatti abbiamo lo scambiatore idronico e questo garantisce un'elevata efficienza. E da qua partono le tubazioni caldo e freddo mandate a ritorno all'interno della centrale termica. Alcuni piccoli dettagli, ovviamente gli sfiati, perché ovviamente la centrale termica è qua sotto, quindi sono nel punto più alto, e questo che intravedete qua dietro è la valvola antigelo. Infatti se la temperatura dell'acqua dovesse scendere sotto i 3 gradi andrebbe a scaricare, così da evitare danni all'impianto. Va da sé che se abbiamo la pompa di calore in funzione e fuori fa tanto freddo, siamo in provincia di Novara, non siamo in Puglia, l'acqua non è che va sotto zero. Ma se dovesse esserci un blackout per i prossimi 2, 3, 4 giorni, contemporaneamente la temperatura scende in maniera critica, c'è quella sicurezza in più, che è una sicurezza meccanica, ok? Questa è la nostra pompa di calore. Pompa di calore, beh, le caratteristiche ve le ho già descritte in altri video, quindi sono prodotti che hanno uno scambiatore ovviamente non estremamente distanziato, ma trattato con un trattamento black thin, quindi con questo colore tendente al nero proprio per favorire lo scarico della condensa, con due ventole bioniche, come piace chiamare ad alcuni concorrenti. Perché? Perché non so se si intravede, le pale sono seghettate, ok, per ridurre al minimo la rumorosità. Prima che mi tartassiate nei commenti, ovviamente l'aspetto del bionico è molto ironico, perché alla fine tante cose sono tratte dalla natura. Basti pensare a Leonardo da Vinci, che prendeva tantissimo spunto dalla natura. Tutto quello che viene preso spunto dalla natura può essere definito bionico, ok? Quindi sono piccole battute che per chi segue il mondo web conosce e riesce a capire. Comunque, doppia ventola e pompa di calore monofase da 16 kW. Monofase, quindi a livello elettrico monofase, monoblocco, quindi con il circuito idronico. I sistemi monoblocco sono sicuramente quelli più performanti, infatti a livello proprio di rendimenti, di schede tecniche, tra un LG splittata o un LG monoblocco c'è una differenza importante, nel senso che le monoblocco hanno un costo sicuramente più importante, ma hanno anche un'efficienza maggiore, ma ci ha permesso, come vedremo tra poco, di eliminare il modulo idronico in centrale termica e garantire i risultati per far lavorare tutta la casa con impianto a termosifoni, perché le pompe di calore con una corretta progettazione possono lavorare anche su impianti a termosifoni.
Oggi però voglio parlare del discorso monofase. Una pompa di calore da 16 kW monofase è un po' tirata. Perché? Perché quando fa tanto freddo, quando deve fare le temperature importanti, e infatti siamo sui termosifoni, potrebbe andare a consumare 4-5 kW istantaneamente. Il contatore standard può arrivare fino a un 6 kW monofase. Come abbiamo risolto questo problema? Per saperlo andiamo in centrale termica. Ciao bello! Eccoci che entriamo in centrale termica. Qua c'è il nostro capomastro Roby con ovviamente maglietta corretta questa. Abbiamo anche Michael, qua il nostro ingegnere Mattia che sta facendo le verifiche. Questa è la centrale termica. Abbiamo le tubazioni che arrivano dall'esterno, corrono e raggiungono la nostra valvola a tre vie. Valvola a tre vie che è comandata dalla centralina, ok, ovviamente tutto alimentato, comandata dalla centralina, dirotta il flusso d'acqua o verso la produzione di acqua calda sanitaria in questo bollitore da 200 litri oppure all'interno di quello che è un serbatoio inerziale posizionato come separatore idraulico, fondamentale per garantire la corretta portata all'unità esterna della pompa di calore, perché una pompa di calore deve avere una portata garantita, e ovviamente per separare l'impianto, perché qua abbiamo il collettore esistente del cliente, infatti si intravede che è il collettore esistente, con le tre zone, zona giorno, zona notte e zona tavernetta. Qua sotto abbiamo il gruppo di riempimento automatico, laggiù troviamo i vari sistemi, defangatore magnetico, dosatore di polifosfati, e qua sono tutte le tubazioni che i nostri ragazzi stanno isolando e andranno a isolare in maniera dettagliata per evitare ovviamente dispersione di calore. Girandoci però da questa parte troviamo il cuore del sistema e la soluzione che ci ha permesso di installare una pompa di calore da 16 kW monofase su un'abitazione con un contratto comunque limitato. In monofase si può arrivare sino a 8 kW, 10 kW se il gestore lo concede, ma in questo caso qua il sistema d'accumulo è stato valutato anche proprio per queste potenzialità qua. Infatti qua troviamo un inverter SolarEdge con batteria SolarEdge annessa, inverter da 5 kW, perché? Perché lo spazio sul tetto di questa bifamiliare era relativamente poco, nel senso abbiamo riempito quanto possibile e abbiamo raggiunto i 5 kW abbondanti. L'installazione di una batteria d'accumulo è stata valutata però, come già anticipato, in funzione della pompa di calore. Perché? Perché come ho detto più volte, a livello economico forse la batteria d'accumulo non è il migliore investimento possibile, proprio perché i tempi di rientro di un investimento di questo tipo pareggiano quella che è la vita utile di questo prodotto. Quindi ripeto, non è un ottimo investimento lato economico, cioè fa risparmiare sì, ma ci sono dei costi da sostenere, ovviamente c'è la detrazione fiscale, ovviamente, ma in questo caso qua il sistema di accumulo in abbinamento al fotovoltaico ci dava la possibilità di ottimizzare gli assorbimenti elettrici. Perché? Perché la pompa di calore la si farà lavorare tendenzialmente durante il giorno, così abbiamo il fotovoltaico e la potenza del fotovoltaico si somma alla potenza del contatore dell'Enel. Quindi se abbiamo 6 kW dell'Enel e d'inverno 2 kW, 3 kW fatti dall'impianto fotovoltaico, che d'inverno rende nettamente di meno, arriviamo ad avere 7-8 kW di potenza e quindi non c'è il rischio che salti il contatore, proprio perché concentriamo i consumi nelle ore centrali della giornata, laddove la casa tendenzialmente non è vissuta, e quindi il rischio blackout è praticamente scongiurato. Viceversa però ci possono essere, nel periodo natalizio in alcune occasioni, forse la contemporaneità della produzione dell'acqua calda, quindi la pompa di calore che spinge al massimo, temperature rigide, casa vissuta, quindi forse piastre in induzione che girano, forno, lavastoviglie, e quindi per evitare il distaccamento della corrente il sistema di accumulo va a ridurre ulteriormente questo rischio. Perché? Perché la nostra batteria interviene e alimenta casa prima del contatore, quindi se ho la batteria che può erogare fino a 5 kW, se è carica mi può erogare fino a 5 kW e poi, superati questi 5 kW, prendere energia dalla rete. Quindi potenzialmente abbiamo 11 kW, 6 kW del contatore più 5 della batteria se questa è carica. Ovvio, la pompa di calore tanto non dovrà lavorare sempre a 4, 5, 6 kW, ma questo permette di ridurre in maniera importante il rischio di blackout legato alla componentistica elettrica. Perché? Perché essendo una casa vissuta, le lavorazioni, anche per discorsi economici e tecnici, sono state ovviamente limitate, quindi bisogna sempre cercare di adattare il prodotto in funzione delle esigenze del cliente. In questo caso qua, infatti, proprio per venire incontro a questa esigenza, abbiamo preferito valutare una pompa di calore
che non è un prodotto top di gamma come altri prodotti che trovate spesso sul canale in abbinamento ai termosifoni, ma proprio per poter garantire un impianto equilibrato, un ecosistema equilibrato, cosa che non è da dare per scontato, proprio perché spesso chi mette pompa di calore si concentra sulla pompa di calore, chi fa il fotovoltaico si concentra sul fotovoltaico e nessuno pensa a far dialogare bene questi due sistemi, nessuno pensa a trovare un giusto equilibrio in funzione delle esigenze del cliente. Questo è quello che noi facciamo e questo è il nostro protocollo Casa Zero, che ci garantisce di raggiungere questi risultati qua e far sì che le famiglie possano avere bollette che tendono quasi allo zero, ma soprattutto zero errori, senza commettere errori, e va da sé, zero gas. L'indipendenza dal gas ovviamente è il must per chi vuole vivere nel nuovo millennio, anche perché, ok, rimango dipendente dall'energia elettrica, ma già lo siamo, e posso autoprodurmela, mentre il gas sono costretto a comprarlo dall'estero, inquina, non è sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. Che altro dire? Per questa videopillola di focus sull'equilibrio degli impianti per garantire il comfort dal punto di vista elettrico, per evitare continui distaccamenti del contatore, è tutto. Lasciamo i nostri ragazzi che finiscono di isolare tutte le tubazioni. Ovviamente state vedendo adesso l'immagine della centrale termica conclusa con l'isolamento ben finito. Sono curioso di leggerti nei commenti. Se ti interessano video in quest'ottica con questi consigli, iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!